B. Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. L'anno scorso 22 vittorie, un record difficile da battere, vero? Poi tu facciamo se è difficile fare uno score. Teoricamente è un record difficile da battere, in quanto per cogliere 22 successi bisogna cominciare a vincere già a partire dal mese di marzo. Non è comunque il mio obiettivo battere questo record, in quanto ciò che conta non è vincere 22 gare, ma soprattutto delle gare importanti. Dopo la caduta al Tour, la forza e la determinazione ti hanno portato ad essere il primo al mondo. Ci si rende conto nei momenti difficili che una carriera è legata ad un filo che può essere spezzato da un momento all'altro. Quando si ha la fortuna di ripartire in buona salute, si possono giocare tutte le carte per raggiungere i massimi livelli. È quello che mi è successo nel 95, sono ripartito col piede giusto e sono diventato più forte di quello che ero prima. Come fa invece Jalabert a ottenere risultati importanti nell'arco di tutta una stagione ciclistica come l'anno scorso, iniziata con la Parigi-Nizza e finita con una Vuelta vinto alla grande? È un po' la riuscita di tutta una stagione iniziata senza problemi di salute e senza cadute, durante la quale sono riuscito a mantenere una condizione fisica ottimale. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi ho osservato un periodo di 5 settimane senza gare, ciò mi ha permesso di fare un gran finale di stagione. Credo che questo sia dovuto in parte anche alla mentalità dei corridori. È difficile restare concentrati durante tutta la stagione e arrivano così a fare dei grandi risultati solamente durante uno o due mesi e poi si rilassano. Non è il mio caso, in quanto riesco sempre a trovare la giusta motivazione alle corse alle quali partecipo. Con la buona riuscita che ottenevo, desideravo sempre di andare ancora più lontano. L'anno scorso non hai partecipato ai mondiali, quest'anno nel 96. A Lugano ci sarà Jalabert? Normalmente sì, è previsto. Lo scorso anno ho ottenuto dei risultati durante tutta la stagione, ma alla fine ero al capolinea e ho dovuto assolutamente concedermi un periodo di vacanza. Per il 1996 il campionato del mondo rientra nei miei obiettivi. Il 95 ci ha inoltre dimostrato che chi è uscito bene dal Giro di Spagna è stato tra i favoriti dei campionati del mondo, dunque andrò a Lugano per fare meglio del 92 a Benidorm. Tu ti senti tra i favoriti della Tour 96? No, credo che logicamente sia atteso dal pubblico francese, che aspetta da diversi anni un successore di Laurent Fignon, ma da parte mia credo che non possa essere considerato il favorito del Tour. Miguel Indurain è il solo favorito e lo ha dimostrato vincendo negli ultimi 5 anni senza trovare nessuno in grado di metterlo in difficoltà. Dunque non c'è ragione oggi di pensare che Jalabert possa essere il vincitore del Tour. Credo si debba anche fare una scelta tra Tour e Giro di Spagna. Sono due gare diverse, anche se la durata è equivalente, ma a livello di difficoltà il Tour è molto più duro. Spero comunque di poter arrivare un giorno a vincere il Giro di Francia, ma per il 96 è forse ancora un po' presto. La fortuna Jalabert e grazie di tutto. Ciao. Grazie. I'm the one.